Buongiorno, mi chiamo Giacomo Fiordi e vivo ad Erbil da poco più di 4 mesi e lavoro per la Fondazione AFSI. L'AFSI collabora con la Caritas e con le suore domenicane nell'assistenza ai profughi iracheni, sia nella distribuzione di generi di prima necessità, sia per quanto riguarda la questione educativa, attraverso l'asilo che abbiamo aperto, nel quale sono presenti circa 130 studenti. Oggi mi trovo nel campo profughi che viene chiamato Ashti-Tu, è un luogo dove la Chiesa ha radunato tutti i cristiani in modo tale da permettergli di stare insieme come una comunità. Nel quale come AFSI stiamo cercando di costruire una collaborazione insieme alla Chiesa per sostenere tutti questi profughi cristiani. Qui un mese e mezzo fa è avvenuto un incontro per me che è stato inaspettato ed è stato come un regalo. Io ho incontrato la famiglia di Miriam e Miriam stessa. E questo è stato per me veramente una cosa bellissima che continua dentro un'amicizia. Quindi c'è Miriam, suo papà che si chiama Walid, la mamma che si chiama Alice e sua sorella Zumrut. La famiglia di Miriam è scappata da Karakosh a seguito delle persecuzioni contro i cristiani e vivono in un caravan qua dentro il campo. Ieri hanno ricordato un anno dalla data nella quale sono dovuti scappare e abbiamo deciso di farveli incontrare e di ascoltare quella che è la loro esperienza. Adesso farò alcune domande a loro. For Miriam, how is living in Erbil inside the camp? Com'è la vita a Erbil nel campo? بعد كرفان وهذا هذا الدكتور كيف عيش كوا يعني حال دخ ايه دخل لحاله باخ مايا قال باخ كهرب وكشكرا خدا هداني دينا كيويلا كهرباء لأنه ممكن أكرح مي إلا وكشكرا خمينا ناشد مشدرها أني مولدت على مود كويلا كهرباء لأنه أخك بشلخ ومخمة وحصل لي ثوابا يعني حصل لي ثوابا حبايات حصل لي ثوابا أمراض يعني لك أجب لان تحصل لي بان حصل لي بان فكشف رخ خدا أني ناشي دي كماوي لان أني, من دي أني مولدت على مدة ثيلان كهرباء She is saying, sta dicendo che adesso stiamo bene, adesso che siamo qui nei caravan in questo campo, però per lo più ci manca il fatto di non avere la corrente elettrica e di non avere acqua potabile. Oltretutto la vita qui non è proprio come quella che svolgevamo al nostro paese, a Karakosh. Qualsiasi cosa ci sia offerta e non sarà mai come essere a Karakosh, a casa. Però siamo grati alle persone che ci hanno offerto perlomeno quest'acqua che stiamo bevendo e questa corrente elettrica che viene offerta dal governo. E quindi, insomma, stiamo cercando di lavorare, di vivere meglio. Abbiamo anche un generatore. Can you tell us your daily life? Puoi raccontarci qualcosa della tua vita di tutti i giorni? كتون بالبداية مخشكا كمصليا أو عندي لبش مشلام الأخ مريم لأنه مريم عذرا بتسترالي بهذا يومه وبتحفظالي ولك شوق أشرار تقروي اللي ومارا نعيش عمشيحة كما يولي حياة كما يولي يومه خنة بحياتي فقيما مخشكا كمصليا بعدين كزي الحمام بعدين كزي كتوان لأخال وكم صليان وقاميما أد أخلن وكملا يا رب بارك هذا الطعام ومن أعده وعطى الخبز عن من ليس له آمين دائما كل ما دكتوان كخلن هذا خكملا لك نشين أبد دمرايا لأنه شكرا ألا بارد صوتك شكرا ألاها تلهوي لي أخالك طلبا منك
شكرا يا دي لوي لي خاله ودمندك موز لي اعزاء خاله ودتي والخاله دمند لك خاله وحياتها البراهي يعني من دك الزالخ البراهي يعني خارج كرمان يعني هيك كزالخ هيك كثير كرخ شان خنا كزي هيك دخلتي كزي هيك خورياتي كم سلفان انا وخافي بس لك الزالخ ورديه كزي الورديه طبعا يتيلا ايه بعد وبليلة همينة كزوهم كم صليان شكرانا عيدة مشيحة انه بشلة مني بكل هذا يوم اهو امي مريم عذرا ورياثة ورياثة كم طالب منها وكم ودعي ايه يعني ما كم طالب لك اذا ايه من ديان كم طالب ايه ما اينا ايه مرحبا اوكي Bene, ci ha detto che come rifugiata e anche come figlia di questa famiglia mi sveglio alla mattina e faccio tutto il necessario, mi lavo la faccia, prego il Dio e soprattutto prego Gesù e Maria perché ci salvi e che ci possa dare un giorno nuovo. E poi dopo esco, magari mi trovo con degli amici, cerco di farli venire da me per giocare assieme e poi a volte vado anche a trovare la mia zia nella sua caravan e vado un po' da lei. A volte invece faccio un giro così per il campo, mi faccio un giretto solo per vedere le persone. E poi quando il Signore ci dà del tempo per mangiare, vengo a pregare il Signore che ci ha dato questo cibo attraverso le persone che ci aiutano di tanto in tanto. Do you have new friends? La domanda nuova è: hai nuovi amici o hai visto Sandra ancora? Dove è Sandra? ساندرا تتجه كمخازية ضنق التلفزيون ضنق الموبايل وبس قلتلي خورياثا كرخمي والي همينة بغضي بكم حكينا منها بس لا القلابي دي دم خزيانيها آخا بلي اثوالي غضا تتي خورياثا شمي ساندرا لا آخا واثوالي آخا واخا لا تخشوني بساندرا لا خورياثا اي آخا ايه ايه ما يشمع وذا شمح ساندرا همين؟ ايه وذا شمح موديان وذا شمح مينا وبس وخاكي زمرد yes she said ci ha detto adesso che sì ho visto Sandra è una mia amica da Karakosh. L'ho vista un paio di volte. Una volta in televisione con un nostro collega che si chiama Tony e poi altre volte con il telefono cellulare. E poi non sono riuscita a contattarla altre volte perché non saprei proprio come fare. Abbiamo cercato più volte ma non ci siamo riusciti. Però adesso ho trovato anche dei nuovi amici a scuola dallo scorso anno e anche qui al campo e si chiamano Sandra, Mina e Modian. Stiamo creando delle nuove amicizie.
anche qui negli ultimi 3 mesi in cui abbiamo vissuto nel campo. E anche mia sorella è mia amica, anche lei. Facciamo una domanda anche a Zumrud. How is the relationship between her and Miriam? Com'è, Zumrud, la relazione fra te e la tua sorella? Ecco, sta dicendo, anch'io ho degli amici come anche Miriam, però per la maggior parte del tempo sto con lei, quando per esempio ci alziamo la mattina come al solito, e a volte andiamo d'accordo assieme, altre volte un po' meno, magari c'è qualcosa che io ho, che voglio, che vuole anche lei, quindi litighiamo un po', però alla fine ci vogliamo sempre bene. Adesso avrei altre domande per voi. Da chi avete ricevuto la vostra fede e come? La domanda è per tutti e due. Dato che io sono sposato, io ho ricevuto la fede da Gesù, questo è certo. Da quando conosco Gesù, ho cambiato tutto il concetto di vita che avevo e mi rivolgo a Lui con tutto il cuore. Non ho tempo, in realtà, da quando conosco Gesù, non ho tempo di dire sì, ho fede in Gesù, perché in qualsiasi momento, nei momenti buoni o nei momenti cattivi, ho sempre fede in Gesù e nessuno potrà togliermi, potrà rubarmi questa fede. Posso magari essere triste o magari sto lottando contro il male, potrei essere ricco, potrei essere povero o magari potrei condurre una bella vita oppure una vita di stenti, ma no, questo non cambierà mai la fede che provo per Dio. Sicuramente è Gesù. Quando eravamo più giovani non conoscevamo Gesù come lo conosciamo adesso. Soprattutto nel corso dell'ultimo anno abbiamo conosciuto Gesù e abbiamo tratto la nostra fede da Lui, anche perché Lui stesso ha avuto una vita difficile, di sofferenze. E ripeto, nel corso dell'ultimo anno, davvero tutte le difficoltà che abbiamo dovuto superare ci hanno avvicinato a Gesù e è in Lui che ci nutriamo, che da cui traiamo la nostra fede, la nostra forza. È Gesù che ci dà la forza, la speranza. E Lui stesso ci ha dato l'esempio. Lui stesso ci ha mostrato col suo esempio e la sua vita come sia necessario amare il prossimo, dargli fiducia. Quindi per noi davvero Gesù è la fonte della nostra fede. How can you imagine your future? Come vedi il tuo futuro? Tutto il futuro è nelle mani di Dio. Non c'è uomo al mondo che possa decidere del suo futuro. Sì, si possono fare dei programmi per il futuro, però alla fin fine uno deve dire che il futuro è nelle mani di Dio. Farò tutto quello che
mi sarà concesso fare, ma alla fin fine non è la mia volontà, è la volontà di Dio. Questo è il modo in cui sto vivendo la mia vita, che sia per il bene o per il male, ma penso che Dio non mi arrecherà mai del male. Beh, io non posso prevedere il futuro. Nessuno di noi può farlo. Ma noi abbiamo fede in Dio. Sappiamo che Lui ha un piano per noi e per il nostro futuro. Forse non per noi in particolare, per me o per la mia famiglia, ma per i cristiani qui in Iraq. In generale il futuro è incerto, è sconosciuto, ma nonostante questo abbiamo fede, sappiamo che malgrado le difficoltà che stiamo vivendo, ebbene Dio comunque ci aiuterà, ci darà supporto e sicuramente riuscirà ad aiutarci malgrado la vita che conduciamo adesso, poiché stiamo soffrendo tanto, ma siamo pazienti al tempo stesso e siamo fiduciosi e abbiamo fede nel fatto che il futuro è nelle sue mani e che ci darà un futuro che sarà buono per noi. Mi scuso perché non riesco a spiegarmi molto bene in inglese, ma io davvero lo sento nel mio cuore, sento Dio nel mio cuore e ho fiducia in Lui, ho fede in Lui. Dio ce l'ha detto e a poco lo vediamo in tutte le piccole cose intorno a noi. Ebbene, tutto quello che vediamo è un segno anche di Dio e noi abbiamo fiducia in Lui. Noi siamo fiduciosi nel fatto che ci darà giorni migliori e il futuro sarà migliore. Un'ultima domanda. Chi è Gesù per voi oggi, in questo momento della storia? Per me e per la mia famiglia, Gesù è come un paradiso che stiamo aspettando. E prego di vedere Gesù in quel luogo. In tutta la mia vita mi sono reso conto che quando ho cambiato la mia idea su Gesù e l'ho conosciuto, è stato sempre con me tutto il tempo. Non so come sia per gli altri, ma io lo sento che sta con me. E non mi posso separare proprio da Gesù. Come uomo conosco Gesù molto bene e vivo per Lui. Penso che nessuno sia in grado di spiegare esattamente chi è Gesù, perché è sempre con me, non riesco a spiegarlo, però so che mi sta aiutando. Beh, per me Gesù prima di tutto è il mio salvatore. Proprio lo vedo sin dall'inizio come il mio salvatore, davvero il mio salvatore. Dal primissimo giorno della mia vita e soprattutto nel corso di quest'ultimo anno, davvero, davvero, davvero è stato il mio salvatore. Il salvatore per me, ma non solo, ma adesso sto parlando di me, è stato il mio salvatore sin dall'inizio, un amico, qualcuno che è sempre con me, qualcuno che mi ama. Lui è sempre con me. È sempre con me, ovunque vada, con chiunque io parli. Ogni volta che penso, ogni volta che prego, Lui è sempre con me. E lo so che ci accoglierà tra le sue braccia. Accoglierà tra le sue braccia non il mio corpo, il mio essere fisico, ma io so che la sua mano è sempre accanto a me, è sempre intorno a me, intorno a noi. Ebbene, lo so che ci sostiene.
E inoltre so che condivide e conosce i nostri sogni, sa quando siamo tristi, quando siamo contenti. Lui sa tutto di noi, lui è la nostra vita, soprattutto per questa famiglia. Lui è la nostra guida, per noi, lui è tutto, è il nostro Dio. E io lo amo davvero. E credo che ogni persona che abbia la fortuna di conoscere Gesù non può fare altro che amarlo e sentirlo sempre vicino, ovunque. Chiunque conosca Gesù e abbia un incontro con Lui non può più lasciarlo dopo, anzi, proprio si sente circondato da Lui, indipendentemente da quello che si fa poi nella vita, anche se uno lascia il suo paese, la propria casa, le proprie cose, non viene mai abbandonato da Gesù, perché Lui ci sostiene, ci porta con Lui, si prende cura di noi. Ebbene, quindi è una presenza costante, è il nostro tutto, davvero, è il nostro tutto, è tutto. E io sono davvero felice di essere una sua seguace, di essere una sua amica. È davvero, è qualcosa di unico. Bene, vi voglio ringraziare per il tempo che mi avete dedicato. E cos'altro volete dire ai vostri amici? Il nostro amico Jack ci ha mandato un saluto dall'Italia. E spero un giorno di riuscire anch'io ad andare al meeting di Rimini. Meeting di Rimini. Grazie.